Buonasera a tutti. Buona, buona Befana. Allora, stasera vi faccio un video, vi mostro le mie borse a tracolla. Non sono molte. Anche se... Buongiorno, amico. Buongiorno. Ne sto aspettando altri, un altro paio. E però, vabbè, tanto... Poi farò aggiornamento lì. No, è vero, c'è il gancino, scusate. No, appunto, non ci riesco. Ci riesco. E... Nulla, dicevo appunto, le mie pochette... No, le mie... Vai. Le mie borse a tracolla. E non sono appunto molte. Allora, cominciamo dalla prima, sì. Che è questa bianca. Con tutte queste bocche colorate, sta per le pelle stesso. Lavorato, com'è che si chiama? Quello che comunque non si graffia, ecco. Bella perché dentro ha intanto la, allora, la tracolla, che non era sua, perché la sua era di quelle tutte pacchiane, che non, quelle proprio in stoffa, un po' stile, non so come dirlo, adesso un po' stile africano, per dire, no? Molto. Allora, una, due, poi c'è questa che ha la cerniera, poi vabbè, questa è quella interna, e ne ha un'altra qua dietro. Quindi è veramente... Solo che è proprio bianca, quindi è proprio estiva. Ecco, così l'ho chiusa. Una, due, tre con questa e quattro con questa qua. Cinque. Sì. Accidenti. 1, 2, 3, 4, 5, esatto. Nulla, si chiude appunto con la... Questa non si alza, è finta. Ed è... Niente, però ripeto... Bianca. Poi, ecco, questa trocola si sta un po' rovinando. Ne ho presa una nera e per un'altra borsa. Nera con la catenella di prova. Ne prendevo una anche bianca per questa. Però è carina, dai, ci sta, quello che deve starci, diciamo che ci sta. Poi passiamo al nero. Ecco, ho preso questa, però è molto sottile, come potete vedere, ha un po' di catenella, appena è molta, e l'ho presa per appunto per questa che vi mostro adesso. Pum. Niente, questa è così, una tasca qua, quella c'entra, non vedete una cippa, gatto, non la borsa, e poi l'altra dietro, la taschina qui, e anche questa è parte di quel tessuto, quella, diciamo, che non si graffia, non è lucido, insomma, è ruvido, zigrinato. Questa è la sua tracolla originale. E anche qui, anche perché poi ultimamente sono diventata un po' minimalista nella borsa, ecco, non porto moltissimo. Quindi, bella, questa è proprio bella. Okay. Poi. Allora, vabbè, un'altra nera. Scusa. Un'altra nera è questa. Questa l'ho comprata su Zalando, però è di Stradivarius, mi sembra, sì. Con le borchettine, perché sapete che quando io vedo le borche non capisco più niente, quindi l'apertura così, e poi qua la... Ah, ecco, questa tra l'altro mi piace tantissimo, la catena. Comunque, due, tutte le cose ne sono argentate, quindi preferisco. Che c'è dentro, vabbè, nulla, che... No, una tasca grande qua, e poi aprite l'altra, e appunto è stata così. Qui c'è una taschina con la cerniera, sì, esatto, e nulla. Però ho notato che poi sono collegate queste due, sì, non sembra, ma sono collegate in realtà. E nulla, mi piace tantissimo, lo tengo nel carrello un sacco di tempo.
Cioè, sei un po' cambiata. Anzi, sei un po' diventata un po' scolorita la scultura, anche la catena qua. Vabbè, insomma, nulla di niente, che se ne intende. Ed è anche questa fantastica. Proprio bella, mi piace tanto, mi piace proprio. Sì, dicevo, di Stradivarius mi pare, comprato su Zalando però, l'ho tenuto appunto nel carrello un sacco di tempo. E insomma, così. Che fai? Poi. Questa me l'hanno regalata. Questa è una vera cosa, dove essere di pelle, infatti va proprio post lockdown, del primo lockdown, il primo mercato, la riapertura del mercato post lockdown, e ci siamo, me l'ha regalata mamma, l'ha comprata sia per lei che, questa è già estiva, ok, però è più, non è proprio bianca, che insomma, tracollina sempre la sua originale, questa non si stacca, mentre si staccava la tua colla in questa bianca, e in questa proprio nera, la prima che vi ho mostrato, la seconda no. Sì, due anche qui argentati, una tasca sola, con una tasca qua interna, dentro è rossa, sì, c'è dentro di tutto tranne che soldi, no, non sto scherzando, bottone un po' calamitato, taschina dietro. Anche qua dicevo la tua colla non si stacca e nulla. Così. Questa non è, vi stavo per dire prima, leggevo nei commenti quando l'ho comprata che allora, non è attaccata centralissima come potete vedere e la borsa tende ad andare un po' in avanti, dicevano i commenti, però effettivamente, vabbè, basta mettere il peso dietro, poi insomma si bilancia, quindi nulla, questo commento volevo fare. Poi, che cosa mi hai tirato fuori, gatto? Vabbè, dalla borsa ci va dentro qualcosa. Ah, vabbè, niente, un anellino e dei soldi, nulla di importante. Poi, ultima arrivata, che vi ho appena mostrato è questa, che ho comprato da Primark. Bellissima, pesantissima. Però puntata, non ne ho, infatti sto facendo fino a quelle di, vabbè, non è che mi metto a prendere la borsa di Chanel, però. Anche questa, con la sua catena, che è più pesante la catena, mamma mia che la borsa, effettivamente. Impressionante, vabbè, insomma. E nulla, è appunto così, due tasche, una tasca. Una tasca, poi c'è la sua, qua c'è quella con la cerniera e devo dire che sembra anche abbastanza nuova, cioè, non che anche perché poi il bottone è questo, quindi non è che posso riempire l'oltranza, però sembra abbastanza morbida, ecco, dai, mi piace veramente proprio tanto, non vedo l'ora di poterla sfruttare, ecco, anche di giorno penso che boh. Non è una borsettina mini, una pochettina mini che per forza di sera, ecco, quindi. E poi vi mostro una chicca che però mi hanno dato, praticamente in sostanza un collega del ragazzo. La moglie di un collega, insomma. E ho indeciso se vendere o no, anche perché insomma non è una cosa che. Ed è praticamente questa. Adesso, a parte il fatto che. Nel senso, mi sembra un po'. Boh. Non è troppo rovinata. Mi sembra quelle vostre che da. Sapete da ragazzi. A parte il logo, a parte la. A parte la marca, il marchio, però mi sembrano quelle cose da un po' da ragazzina, un po' da, non lo so, oppure vabbè una serata proprio, perché, oddio, cioè, come potete vedere,
c'è comunque la sua etichetta e tutto, qui c'è la il logo, insomma, questo è chiaro. Non lo so, potrei venderla, sì, potrei venderla, vediamo. E nulla, io spero che mi arrivino presto le altre due. Questa si è staccata perché? Perché era in giro, ovviamente. E io spero che mi arrivino presto le altre due. E allora, nel frattempo, vieni pu, saluta anche tu. Ok, vi salutiamo, vi diamo appuntamento. Vi diamo appuntamento con un altro video. Buona serata e spolliciate, iscrivetevi al canale e ci aggiorniamo. Ciao!